La Juve di Sarri non convince, ma continua a vincere piegato a fatica il Brescia. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video nel quale voglio parlarvi un po' della gara che ha aperto le danze a questo turno infrasettimanale di Serie A. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento, poi vi consiglio di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, link in descrizione. Comunque, diciamo che la Juve era subito sotto nel punteggio grazie alla rete di Donnarumma, però con una complicità abbastanza importante da parte di Szczęsny, che commette un errore, una papera, io la definirei. Il tiro non era irresistibile, era potente, sì, ma era comunque centrale, e Szczęsny, abbassandosi con il corpo, perde l'equilibrio che non gli permette poi di arrivare puntuale all'appuntamento con il pallone, e quindi ragazzi fa una papera, praticamente gli sfugge il pallone dalle mani, anzi il pallone gli piega completamente le dita, e comunque commette un errore molto importante che avrebbe potuto condizionare questa partita per la Juve, ma che per sua fortuna non ha inciso alla fine sui tre punti conquistati dalla vecchia signora. Alla fine però del primo tempo c'è un'altra papera dell'altro portiere, Joronen con un'uscita goffa provoca un autogol del suo difensore e la Juve riesce a pareggiare i conti. Diciamo che esultano un po' tutti, esulta Bonucci, esulta De Ligt, ma alla fine si tratta di un autogol. Nel secondo tempo c'è una punizione dal limite dell'area, tutti si aspetterebbero che dopo la rincorsa partisse Milan Pjanic, lo specialista, ed invece parte Dybala. Il pallone calciato dall'argentino impatta completamente la barriera, sulla respinta si avventa Pjanic che calcia di prima senza pensarci due volte e beffa il portiere per la seconda volta. Poi sì, c'è la reazione del Brescia, nel primo tempo ci aveva provato Balotelli, poi entra anche Matri, però diciamo che Szczęsny non è più impegnato, non deve più svolgere il suo mestiere. Comunque la Juve ottiene tre punti importanti, sicuramente non poteva permettersi altri passi falsi dopo il pareggio, lo stop al Franchi, però comunque non ha ingranato e continua a non ingranare. Non è una cosa preoccupante, però se guardiamo le partite, ha vinto con il Parma, ok, molto, molto bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo, ha vinto con il Napoli con dei primi 60 minuti strepitosi, però poi è calato il fiato, è calata l'attenzione e il Napoli aveva rimontato, e se non fosse stato per il clamoroso autogol di Koulibaly la partita probabilmente sarebbe terminata in parità. Poi lo stop all'Artemio Franchi di Firenze con pochissimi lampi della Juve, e poi appunto ragazzi comunque l'ultima partita con il Verona prima di questa, che non è stata sicuramente un banco di prova esaltante per la Juve, che è stata addirittura costretta a rimontare il Verona dopo la rete di Miguel Veloso. Comunque oggi hanno portato a casa i tre punti, e questa penso sia la cosa che Sarri aveva proprio richiesto ai suoi. Ci sono riusciti, missione compiuta, sì, però manca ancora il gioco che ha caratterizzato Sarri negli anni all'Empoli, al Napoli, ma anche nella parentesi londinese alla guida del Chelsea. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.